Di nuovo in diretta con lo speciale TG Noi di questa sera parliamo dell'emergenza sicurezza a Viareggio e come vi ho anticipato siamo in collegamento telefonico con Mario Rosi, che è molto conosciuto per essere tra l'altro il presidente dell'Unione Sportiva Piano di Mommio, ma soprattutto un grande amico di Manuele Iacconi. Buonasera Rosi. Buonasera, buonasera a tutti. Allora, intanto le vogliamo chiedere se ci può riferire le condizioni di salute di Manuele che, come sappiamo, è dall'inizio del mese che si trova in ospedale in gravi condizioni. Sì, allora, a oggi quello che mi sono riferito alla famiglia è che i valori vitali sono trovati nei limiti. Questa è già una bella notizia, diciamo, via. Ora poi dobbiamo stare aspettando. C'è sempre questo coma che comunque è attivo, e vediamo un po'. Ci vuole tempo, dai. La cosa più che preoccupa un po' noi è che ci vuole tempo ora. Ecco, comunque già una notizia positiva quella che ci dà, speriamo che ne possano seguire rapidamente altre. Senta, Speriamo. Rosi, Rosi, una delle cose che colpisce di più in quanto è accaduto è il fatto che Emanuele Iacconi è conosciuto come una persona assolutamente pacifica. E questo ci fa impressione perché sembra quasi volerci dire che in certi contesti sociali siamo tutti a rischio, sia che siamo pacifici, sia che siamo risaioli. Poteva capitare anche a chiunque si fosse trovato in quel momento, in quella zona, quella sera. Anche lei si è fatto questa idea? Poi ne abbiamo le prove, credo, no? Che sia successo qualcosa del genere a Greggio ultimamente, no? Una persona magari che scende di macchina per rubargli una macchina, gli danno un cazzotto, la buttano a terra, è normale, ma qui a Greggio ormai è la realtà questa qui, eh? Quello che è successo a Monale poteva succedere a me, poteva succedere a lei o a qualcuno che è in studio, è una cosa che poteva succedere a chiunque, questo è inevitabile, poi è inutile che sto a difendere Emanuele, potrei essere di parte, però nel senso di dire è una cosa che poteva succedere a chiunque, una persona anziana, una persona giovane, un bambino, a qualsiasi persona in quel momento lì. Purtroppo questa è la realtà di Viareggio, questo è vero. Poi che devo descrivere Emanuele è normale, Emanuele è una persona che basta che passa nel nostro paese in questo momento qui quello che succede. Anche chi non lo conosceva ha dato dimostrazione d'affetto, è una persona che è ben voluta da tutti perché lui è un ragazzo che lavora e che esce e si diverte con gli amici come fanno tutti i ragazzi di questo mondo, credo, no? Persone normali, parliamo. Senta, lei e la famiglia, che cosa, dopo questo episodio in cui siete stati coinvolti, che cosa chiedete alle istituzioni? C'è un qualcosa che al di là di questo episodio vi spinge a impegnarvi a fondo, per ottenere un miglioramento della situazione a Viareggio? Ma sa, questo non sta a me deciderlo, Viareggio, quello che sta vivendo ora, lo vive Viareggio, questa microcriminalità che c'è ora è visibile a tutti, nel senso, ora non ti puoi permettere più di uscire la sera solo, o se esci non puoi scendere di macchina se qualcuno ti ferma o qualcosa, perché questo è un Bronx, è diventato un Bronx, questo è visibile a tutti, credo, no? Anche a voi giornalisti che lo vivete tutti i giorni. Viareggio è diventato qualcosa, ma non Viareggio, anche nelle parti limitrofe, non è soltanto Viareggio, però questa zona qui, in questo momento qui, è spaventosa, e questo è normale, se no ci sarebbero queste fiaccolate, non ci sarebbero tutti questi avvenimenti che ci sono ora. Viareggio è diventata invivibile la sera, non puoi uscire a mangiare una pizza perché da una parte all'altra ti può spuntare una persona che ti può fare del male, e questa è la cosa grave. Va bene, grazie a Mario Rosi per la sua testimonianza. Ripeto, speriamo che la cosa più importante è che arrivino buone notizie sulla salute di Emanuele Iacconi. Grazie ancora, Volevo Rosi. soltanto fare un appunto, una Prego. cosa soltanto, che noi crediamo, perché vedo che la gente in questo momento qui dice come mai non le prendono, perché è già tanto, che è fermo. È vero che l'unico che è carcerato in questo momento qui è Emanuele, che è 15 giorni che è in un letto di ospedale, però noi e la famiglia crediamo in quello che stanno facendo le forze dell'ordine, perché quando si fa un lavoro per farlo bene ci vuole anche tempo a volte, no? Anche se è fatto bene noi ci crediamo e la famiglia ci crede, questo è quello che è importante. Beh, ha fatto bene a dire così, lo pensavamo tutti, però ha fatto bene comunque a ribadire questa posizione. Grazie ancora a Mario Arrivederci, Rosi. buona serata. Grazie. E beh, una testimonianza di quello che dal vivo, di quello che dicevamo anche prima, Viareggio è diventata una città invivibile e pericolosa. Vi chiedo se siete d'accordo su questa analisi e vi chiedo anche
Secondo voi da dove bisognerebbe partire per prendere dei provvedimenti concreti? Immaginiamo che poteste suggerire qualcosa all'attuale commissario prefettizio o al prossimo sindaco di Viareggio. Che cosa fareste sul problema della sicurezza? A partire da Bindocci. Allora, se ragioniamo di una politica legata a cercare di circoscrivere, di ridurre gli spazi della microcriminalità, chiaramente potenziare come commissario prefettizio intanto i mezzi dei vigili urbani di Viareggio, che si è appreso che quelli funzionanti su un corpo di quasi 100 unità erano due mezzi, sicuramente anche ridiscutere l'organizzazione del lavoro all'interno dei vigili urbani, anche per togliere del lavoro alla polizia che delle volte è costretta a intervenire su incidenti stradali piuttosto che seguire e presidiare il territorio. Quindi un maggior presidio del territorio, illuminare le zone, renderle vive con iniziative, aiutare magari anche gli esercizi commerciali a poter tenere le luci accese, a tenere gli spazi fuori, magari incentivando con delle zone di franchigia, gli spazi fuori, le tasse sul suolo pubblico. Ecco, riappropriare la città del territorio. Sicuramente una visione che non sia militaresca, ecco quella polemica che c'è stata sull'esercito, io C'è una credo, proposta per una sì, petizione per portare l'esercito a io Viareggio. credo che Viareggio non sia Belfast e non credo che servirebbe a Viareggio a dare un messaggio ad un'immagine di una città che per vivere tranquillamente bisogna essere presidiati a ogni angolo di strada da una camionetta, perché poi si rischierebbe di fare la conta a fine anno dei morti da fuoco amico e fuoco nemico. Allora, per evitare paradossi per una città che non li merita, presidiare maggiormente il territorio, anche in termini positivi, illuminando, rendendolo vivo e incentivando chi vive la città, dalle associazioni a recuperare gli spazi, aiuta. Poi magari c'è delle zone che vanno anche ripensate, la Pineta, dove ripulite, però chiaramente è un'azione complicata e complessiva. E oltre alla fase quindi di prevenzione e di attenzione su chi presidia il territorio, magari mantenendo organici adeguati per la polizia, mi ricordo quest'estate si è fatta una campagna per mantenere gli organici di polizia in modo adeguato, ci sono state iniziative dei vari sindacati di polizia, ecco, esempio quello della polizia a cavallo, ma non solo, che poi alcune cose diventano delle bandiere di problemi più complessivi, e sicuramente ecco, il territorio va presidiato, ma anche in modo positivo. Poi c'è una fase preventiva, fermo restando che alcune tematiche sono nazionali, non sono neanche il codice di procedura penale, con le regole. Ci si dice poi alla gente un giorno dopo è fuori, ma non lo risolveremo mai a Viareggio, Ne ecco. parleremo più avanti di questo aspetto del problema perché abbiamo un altro collegamento telefonico. A Lucio Chelotti voglio chiedere intanto la questione dell'esercito. Lei si è già espresso in maniera nettamente negativa su Assolutamente. una possibilità del genere. Le voglio chiedere anche qual è la situazione dell'organico, glielo chiedo da sindacalista, dell'organico della polizia a Viareggio in Versilia. Allora, partiamo dalla questione dell'esercito. Io mi sono già espresso. L'esercito non serve. Non è un problema di occupazione militare del territorio per toglierlo ad altri. L'esercito potrebbero fare nell'operazione strade sicure, città sicure, potrebbero fare le stesse cose che fa il poliziotto. Chiedere documenti, verificare chi abbiamo davanti, ma qui stiamo parlando per l'80% delle persone che hanno a che fare con la polizia, di persone che non hanno documenti, di persone che vanno prese, portate in commissariato alla caserma dei carabinieri, identificate attraverso una foto. Quindi, ma lei si riferisce in particolar modo a stranieri? Adesso io dico che non dobbiamo sottovalutare la microcriminalità, tanto partiamo dal presupposto, scusatemi, a me non piace né il termine microcriminalità, perché chi viene offeso dal reato di furto che noi consideriamo microcriminalità non lo considera un micro, considera un problema vero, Certo. reale, e non accetto neanche che venga chiamata criminalità diffusa, perché fortunatamente anche a Viareggio, dove la situazione è preoccupante da attenzionare, non siamo in una situazione di criminalità diffusa, cioè di tutte le strade, di tutte le situazioni. Forse potremmo chiamarla criminalità da strada. Una problematica diversa, ma non né diffusa né microcriminalità, è veramente brutto. Sicuramente all'interno di questa microcriminalità, scusatemi, di questa criminalità da strada abbiamo la criminalità straniera, che però non ci deve far dimenticare che che è sempre esistita una criminalità italiana. Io faccio sempre un esempio. Nel 1988, quindi prima dell'arrivo dei ragazzi arabi, prima dell'arrivo degli extracomunitari dell'Europa dell'Est, che ora sono diventati comunitari, con la CGIL
il SULP ha fatto un convegno che parlava della criminalità in Versilia, dove emergeva che in Versilia, a numeri secchi, non in percentuale, vi erano più reati contro il patrimonio che nella provincia di Firenze, che all'epoca aveva anche Prato. Tanto che il commissariato in una settimana passò da 50 uomini a 70 uomini. Ma questo vuol dire allora che questo problema è al di là dell'arrivo degli immigrati? Esiste una sovrapposizione di criminalità. Io non sto dicendo che gli immigrati non delinquono, perché sarei un pazzo. Io dico che per quella criminalità, che è quella più visibile, non serve l'esercito, perché l'esercito li porterebbe a identificare in commissariato, non avremmo la possibilità di portarli in nessun centro in tutta Italia, perché non ci sono praticamente posti, e dovremmo rilasciarli a Viareggio davanti a quella persona che ci ha segnalato il problema e che si vede tornare fuori, perché spesso noi, la cittadinanza, la gente comune, parla di giudici. Il giudice ha rimesso fuori, il giudice ha rimesso... Il giudice, ci sarà anche questo aspetto, ma io penso che il giudice applichi una legge. E il problema forse è che ha fatto quella legge. Noi abbiamo delle leggi bellissime, molto moderne, molto democratiche, ma che forse sono insufficienti per chi quel concetto di democrazia, di rispetto, non l'ha ancora maturato culturalmente. Rapidamente, in maniera molto sintetica, l'organico della polizia adesso? Sufficiente, un po' invecchiato, senza mezzi. Vabbè, ha dato una definizione lapidaria, però non certo rassicurante. Io sono arrivato 33 anni fa a Viareggio, i capelli mi sono diventati bianchi, la barba mi è diventata bianca, sono invecchiato. E con me tutti i colleghi. Alessandro Santini, se lei diventasse sindaco di Viareggio, la prima cosa che farebbe sul fronte della sicurezza, quale sarebbe? A Piazza Dante avrebbe... sicuramente un'attenzione principale, perché è, diciamo, il punto da dove è partita un po' la polemica della città. La gente ha percepito come un termometro, come zona veramente rossa, Piazza Dante, dove c'è stato un abbandono totale, dove assolutamente la chiusura notturna del posto di polizia a suo tempo fece clamore, dove la criminalità che si avverte, la percezione di non controllo, che non vuol dire assolutamente che le forze dell'ordine non hanno capacità, perché non deve essere uno scaricare sulle forze dell'ordine un problema che è a monte. Piazza Dante è diventato volutamente, perché è stata quasi scelta, percepita da chi delinque o questi extracomunitari che legalmente hanno anche aperto numerosi locali nella zona, l'hanno fatta diventare quella zona dove l'italiano, il viareggino, non ama frequentare la zona. Questo sommarsi di eventi dove la stazione viene percepita come abbandonata, non sicura soprattutto nelle ore notturne, il degrado del verde pubblico è stato fino a pochi mesi fa lampante. Quello che sono le arterie intorno alla stazione è stato un aumentare di preoccupazione da parte del cittadino, che proprio percepisce il pericolo. Se noi facciamo un percorso immaginario, la passeggiata, in passeggiata hanno chiuso più di 20 negozi, non era mai capitato prima, negli ultimi 10-15 anni, che in passeggiata ci fossero dei fondi chiusi, ma stanno chiudendo delle grandissime marche, importantissime marche a Viareggio. In via Mazzini la sera ci sono pochissimi locali aperti. Si arriva in Piazza Dante, poi si percorre la Via Aurelia e non c'è quasi niente la sera, si arriva verso la Pineta, si fa via Leinaudi e si ritorna in passeggiata. Ditemi voi qual è quella zona che a percezione per il cittadino di Viareggio si può sentire sicura. La città non è vissuta sicuramente anche per una crisi fortissimamente economica che impedisce alla gente di uscire, perché se esco spendo, dove vado se non ci sono locali? Se vado in Darsena 5 giorni su 7 il Viale Europa è deserto. Se andate ad intervistare gli operatori commerciali del Vialone sono disperati, perché c'è un grosso ristorante che ha riaperto da poco,
il proprietario mi ha detto: Alessandro, io apro per quell'evento, richiudo e riapro appena ho un nuovo evento, non apro neanche. Ma perché? Perché non c'è nessuno. Il fine settimana viene preso d'assalto giustamente dai ragazzi, perché vanno lì, si divertono, ma succede tutto e avviene quello che è avvenuto la notte di Halloween. Ecco, la percezione su Viareggio è questa, di insicurezza, non dovuta alle forze dell'ordine, perché fanno di tutto e di più, come per la Polizia di Stato, la Polizia Municipale, sono più di 100 elementi mal attrezzati, hanno dei mezzi che sono circa 20 auto, a tutt'oggi sono ferme, se ne funzionano due è grasso che cola. Il comandante dei vigili, Vasco Comaschi, che è una persona d'azione, è uno che conosce il territorio, lui si definisce uno sbirro, ecco, lui che conosce il polso del suo corpo di polizia, è disperato a lui stesso. Ma questo è un po' quello che prova la gente. Chi indossa la divisa deve essere visto come quello che è al servizio del cittadino e che risolve il problema, non deve essere abbandonato. Ci dobbiamo interrompere di nuovo per un breve break pubblicitario, prima però vi leggo alcuni messaggi che sono arrivati in questi minuti. Ci vogliono volontari per ripulire la Pineta dalla piaga spacciatori. La Pineta è riconosciuto come il luogo più pericoloso e simbolo per la sicurezza. Ci vogliono volontari per ripulire la Pineta. Per ripulire la Pineta. Gli spacciatori in altre cose. Tra l'altro segnaliamo e ricordiamo anche un'altra cosa, che c'è un intervento importante promosso dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca sulla Pineta di Viareggio, e questo può essere uno degli interventi che può in qualche modo determinare anche un cambiamento nella vivibilità di questa zona della città. Un altro messaggio ci ricorda che sono italiani gli aggressori, si riferisce ovviamente all'episodio di Emanuele Iacconi, addirittura viareggini. E poi c'è un altro messaggio che ci dice: ci vuole una dittatura, punto. E qui si ritorna alla questione forse anche dell'esercito, cioè la falsa convinzione che con gli interventi fatti soltanto con il pugno duro, con le divise... Ed è Kosovaro quello che è intervenuto a sedare la rissa di Manuel Iacconi? Certo, sottolineiamo che si tratta di uno straniero. Ma si dimostra che la delinquenza non ha nazionalità, la criminalità va combattuta a prescindere dalle bandiere dei paesi. Cioè, lì siamo tutti d'accordo che bisogna depurare da elementi etnici, nazionalistici, la discussione, se no diventa... L'esempio purtroppo di Manuel lo dimostra tragicamente. Volevo anche dire che io non vorrei vivere da poliziotto, da cittadino, in una società dove c'è un poliziotto ogni portone. Non è libertà quella. Su questa frase ci fermiamo per la pubblicità, torniamo tra pochissimo. Al rientro in studio avremo il collegamento con Aldo Domenici, che è il marito della signora che è stata scippata a Viareggio qualche giorno fa, è finita addirittura in ospedale, il giorno dopo lo spacciatore era tranquillamente in libertà. Ci rivediamo tra poco.